Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata estiva che ha un programma a cui teniamo molto per due motivi. Il primo perché fa parte di YapFest, il programma di iniziative serali che il museo offre al suo pubblico nella piazza del Maxxi, disegnata da questa installazione di giovani architetti che ogni anno, appunto, con un metodo di selezione che non sto adesso a raccontarvi, progettano un'installazione temporanea proprio scenario di questi eventi. Ma il secondo motivo, molto più rilevante, è quello che collega questa serata alla mostra di fotografia Extraordinary Visions, l'Italia ci guarda, che è una mostra che abbiamo inaugurato in occasione dei 70 anni della Repubblica e che ci racconta l'Italia degli ultimi 30 anni attraverso lo sguardo, le immagini prodotte da grandi maestri e giovani fotografi, quasi tutti presenti nella nostra collezione di fotografia di architettura. Una collezione che appunto segnala l'attenzione e l'importanza che il Museo d'Architettura riconosce alla fotografia, tanto è vero che appunto esiste un'apposita collezione che stiamo incrementando con progetti di committenza e con acquisizioni. Ma appunto il motivo vero della gioia di stasera è di avere qui Guido Guidi. Gli farei un grande applauso per dirgli grazie. Guido Guidi è uno dei rappresentanti più interessanti della scuola italiana di fotografia, quella scuola che nasce da una felice e straordinaria intuizione di Luigi Ghirri, che attraverso progetti che ormai sono entrati nella storia della fotografia, come Viaggio in Italia o la Via Emilia, ha prodotto un lavoro collettivo straordinario e ha fatto nascere più generazioni di fotografi che hanno insegnato a noi architetti non solo a guardare il paesaggio e l'architettura, ma come appunto dicevamo prima con Guido, a capire il paesaggio e l'architettura, restituendoci delle immagini che sono lontanissime dai diversi stereotipi che hanno accompagnato la cultura visiva e la cultura architettonica. Quindi, come architetti siamo debitori nei confronti della fotografia, siamo molto interessati a questo lavoro che ci racconta e ci abitua, no, a guardare un paesaggio ravvicinato, un paesaggio quotidiano che non ha niente di monumentale, che è assolutamente contemporaneo proprio nel processo che l'occhio del fotografo mette, diciamo, a fuoco con la creazione delle sue immagini. Io sono appunto molto grata anche ai due relatori che sono qui, in primis Laura Moro, che è direttore dell'Istituto Centrale del Catalogo, che ha una grande collezione di fotografia con cui sono in atto una serie di collaborazioni, quindi sono doppiamente grata per la sua presenza che segnala anche un rapporto a cui teniamo molto con le istituzioni appunto, del Ministero dei Beni Culturali. E sono altrettanto grata per la presenza di Antonello Frongia, che è un docente dell'Università di Roma 3, spero di non sbagliare, e lo ringrazio molto perché appunto ci aiuterà in questo percorso nel lavoro di Guido Guidi, che poi ci dirà qualche cosa e sarà qui disponibile nella tradizione appunto di queste serate estive che hanno una dimensione così un po' più leggera, non sono delle conversazioni o delle lezioni accademiche, potrà interagire col pubblico, quindi ci sarà anche alla fine un momento di domande e di approfondimento. Quindi grazie e do la parola ad Antonello.
Buonasera. Il compito che ci è stato dato era quello un po' di presentare il lavoro di Guido per cominciare. Come sempre ci sono molti aficionados che vediamo sempre in queste occasioni e conoscono molto bene il lavoro di Guido, forse invece qualcuno non conosce i suoi sviluppi. Abbiamo pensato di mettere insieme un po' di immagini che testimoniano dello sviluppo di, soprattutto iniziale del lavoro di Guido a partire dalla seconda metà degli anni 60. Non so che cosa si vedrà riprodotto, ma con il calare della sera si vedrà. Noi vediamo molto bene, ma col calare della sera vedranno meglio anche loro. Sì, è difficile fare questo lavoro. Un fotografo è per sua natura un artista piuttosto prolifico. Le semplificazioni, i periodi, le cronologie sono sempre difficili da fare. Ma come si fa molte volte, forse possiamo parlare anche nel caso di Guido, di un periodo iniziale, un lungo periodo iniziale che forse nel caso di Guido Guidi è durato molti anni. Forse chi conosce soprattutto il suo lavoro e dura tuttora. Chi conosce il suo lavoro sul paesaggio può forse non immaginare che Guido ha in realtà esplorato nel corso del suo lavoro dagli anni 60 veramente tutti gli aspetti del linguaggio fotografico. Credo che è un po' come Walker Evans dal mio punto di vista, insomma ne abbiamo parlato in passato, anche Walker Evans un po' è vittima di questa immagine, vittima felice dell'immagine del lavoro che ha realizzato negli anni 30 nel corso della depressione e insomma il lavoro che nel 38 col suo libro American Photographs e poi nel 71 con la retrospettiva di Sarkowski è diventato il suo lavoro canonico. In realtà Guido, come Walker Evans, per tutta la vita ha continuato a lavorare proprio su tutti gli aspetti del linguaggio fotografico. Ci sono gli aspetti semplici, se volete, insomma quello di provare a lavorare con attrezzature diverse, con proprio macchine diverse che in qualche modo invitano a sviluppare lo sguardo in modi diversi. E poi invece Guido ha lavorato anche molto nel corso del tempo sull'oggetto fotografico. Questi sono i primissimi lavori iniziali, almeno diciamo, quelli pubblicati, furono pubblicati da Italo Zannier nel 69 nella rivista Photo and Film, ed erano lavori che Guido aveva realizzato come studente del corso superiore di disegno industriale a Venezia. Un corso nel quale insegnavano Carlo Scarpa, artisti come De Luigi, Veronesi, se non ricordo male. E diciamo, l'idea di questa scuola era un po' quella del Bauhaus, quella di lavorare, mettere gli studenti in condizioni di lavorare direttamente con i materiali, con i linguaggi. Visti retrospettivamente, questi oggi possono apparire abbastanza semplicemente come degli esercizi veramente di linguaggio elementare, in questo caso sulla distorsione. Questi sono ritratti fotografici montati su dei cilindri, dico bene, e rifotografati da diversi punti di vista e con diverse luci per ottenere questa composizione di varianti tipologiche. Era un clima sperimentale che poi si travasava in quel periodo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 in un atteggiamento così, di riflessione, di autoriflessione sui linguaggi che è stato chiamato concettuale, forse diciamo rispetto alle cronologie, alle teorie specifiche dell'arte concettuale internazionale, quella della fotografia italiana è un passaggio forse ritardato, difettoso, ma naturalmente insomma, noi le ricordiamo soprattutto attraverso le verifiche di Mulas. Una fotografia come questa, adesso no, veramente non so se voi vedete qualche cosa, ma questo dittico di Guido del 1970 è la riproduzione parziale della sua propria passaporto in un dittico che ripropone la stessa riproduzione in due versioni diverse, più scura e più chiara, sovraesposta, esposta normalmente e sottoesposta, e è un oggetto fotografico, erano dei piccoli ingrandimenti montati su un cartoncino di un certo spessore, è un oggetto fotografico che nella sua stessa presenza mette in discussione
in questo caso molto esplicitamente, il potere certificatorio della fotografia giuridica, segnaletica, eccetera, eccetera, ma in realtà della fotografia come tale. Questo lo dico perché poi nel corso della sua carriera Guido è stato associato insieme a tanti altri all'idea, insomma, della descrizione, no? Una generazione di fotografi che sembrano credere molto al potere descrittivo dell'apparecchiatura che utilizzano. In realtà, diciamo, al di là di un linguaggio molto descrittivo, a fuoco, e, no, con una luce che racconta molte cose del mondo esterno, a monte di tutto questo, concettualmente e materialmente nei loro lavori degli inizi, Guido ma non solo, c'è questa riflessione attorno ai limiti della verità fotografica. È un dubbio anche forte e costitutivo attorno a questo. Queste sono fotografie realizzate con la 24-36 che non si vedono, ma prendetele, sono, forse, spero che almeno vediate la gestalt fondamentale di questa fotografia, che sono due finestrelle, due occhi, una maschera che vi riguarda indietro, no? L'idea è anche questa, di creare un oggetto fotografico che, come era il titolo? L'Italia ci guarda. Ecco, no? L'idea che non solo le fotografie non dicono la verità, ovviamente, descrivono in modo molto parziale, ma anche l'idea che percorre in realtà tutto il lavoro di Guido, veramente fino dagli inizi, che l'oggetto fotografico non è un oggetto inerte, e tantomeno l'oggetto che viene fotografato è un oggetto inerte. Il mondo ci riguarda indietro e le fotografie ci riguardano indietro. E nella questo, come dire, topos continuo che c'è nel lavoro di Guido dell'antropomorfismo giocato sia nella ripresa di determinati soggetti nel paesaggio, le case con la faccia, eccetera, eccetera, sia nella costruzione di questi oggetti fotografici che sono delle finte stereoscopie. Forse questa è la c'è una didascalia che una volta tu hai messo quasi in tempo reale, sono delle finte stereoscopie, quindi due versioni parallele dello stesso momento che in realtà però si candidano anche a essere degli oggetti, delle maschere che ci riguardano indietro. Negli anni 70 Guido fa tutta una serie di lavori oggi abbastanza stilisticamente apparentemente lontani da quello che conosciamo. Sono fotografie realizzate con una macchina di piccolo formato, con il grandangolare, molte volte non rappresentano l'esterno, ma i luoghi nei quali Guido viveva, ed erano le case dei compagni di studio, il luogo di lavoro, Venezia, Cesena, il luogo dove è nato e dove è cresciuto, molte volte con degli interventi, come vedete, come intravedete in questo caso, manoscritti sull'oggetto fotografico. Anche questo dello scrivere sulle fotografie è un elemento che viene usato da Guido, l'ha sempre fatto in vari modi, per controbilanciare quell'apparente freddezza e oggettività dell'oggetto fotografico tecnico, questo atto di appropriazione. E in queste fotografie le scritte ripetono ciò che si vede in una certa misura, quindi fingono di essere in qualche modo delle fotografie della scena del delitto, delle fotografie che anche attraverso le scritte vogliono elencare ciò che c'è. Però in realtà se uno guarda molte volte la grafia non è leggibile, oppure Guido scriveva a china e poi, diciamo, forse gli capitava la mano sulla china fresca, e è un trucco del mestiere, si può dire, intenzionalmente, allora rovinava la scritta e la rendeva illeggibile. C'era un elemento di intervento, cioè c'era un fatto proprio di intervento manuale che riguardava sia il momento della stampa in camera oscura, sia in qualche modo questa post-produzione che riguardava il rapporto tra parole e immagini. Sono fotografie, veramente se uno pensa a quegli anni, anche l'emergere, insomma, quella che Filiberto Mena chiamava la linea analitica dell'arte moderna, molto lavoro a programma, quelle di Guido al contrario sono delle fotografie molto brutali, molte volte, con il flash sparato, con degli sfocati in primo piano, con una
apparente casualità, quello che Cerullo chiamerebbe l'errore fotografico completamente, solo che in queste fotografie non c'è neanche in qualche modo quella soddisfazione che delle fotografie che pubblica Cheru, no? Dove c'è l'errore fotografico, però molte volte noi lo riconosciamo come un finto errore, qualche cosa che in realtà fa parte della storia dell'arte, oppure, come dire, fa parte del linguaggio dei fotografi così come è stato sviluppato nel Novecento. Queste sono veramente molte volte delle fotografie che non danno nessuna soddisfazione, sono di una durezza, sono brutte, possiamo dirlo? Sono brutte, sono intenzionalmente brutte. E poi sullo sfondo c'è, al muro appeso c'è la riproduzione di una natura morta che in questo momento non so identificare, quindi naturalmente anche qua c'è un Matisse, un elemento di riflessione su quello che si vede qui come natura morta in dialogo con la natura morta di laggiù che si intravede di Matisse, eccetera eccetera. Ci vuoi dire qualcosa di questa fotografia? È già acceso. È una fotografia scattata al volo. Non è acceso. È una fotografia fatta al volo col flash. Facevo spesso queste cose anche non guardando la macchina fotografica. Erano provocazioni fare queste fotografie, il modo, no? Ed era poi interessante vedere cos'era successo dopo, tutto lì. E questa perché l'hai scelta? Tu, quella lì. L'ho scelta io. L'ho stampata, semplicemente l'ho scelta perché l'ho stampata, ma molte fotografie sono state scelte perché sono state stampate casualmente, ma non necessariamente erano, sono le più interessanti. Può essere che potrei stamparne delle altre, gran parte dell'archivio è ancora da stampare, dall'archivio delle fotografie che ho fatto, la maggior parte è ancora da stampare. Me lo ripromettevo di farlo alla mia età, ma adesso non ne voglio. Ecco, ma ci vuoi dire qualcosa di questo? Perché quelli erano anni nei quali le possibilità per mostrare fotografie, quindi diciamo l'occasione della mostra era insomma, relativamente rara, quindi l'occasione della mostra come momento nel quale in qualche modo si fa una sintesi, si fa il punto della ricerca, ancora meno era possibile pubblicare, era abbastanza difficile pubblicare, sì. Poi dopo vedremo, insomma tu sarà soprattutto dalla fine degli anni 80, negli anni 90 che comincerai ad avere più occasioni. Come funzionava questa cosa? Ti mancava questo momento di messa a punto? Preferivi continuare a lavorare invece di fare mostre? Beh, lo dicevo prima a Margherita, la fotografia rispetto alle arti canoniche, le arti con la maiuscola, le fine art, ha questa peculiarità di essere vicina, molto vicina a una ricerca personale, no? Mentre la pittura in qualche modo è funzionale, una mostra o quant'altro, insomma, questo nel tempo, insomma, no? Io ho pensato sempre alla fotografia come una sorta di ex voto, no? Per dirla in altri termini, no? O di una fotografia che facevo per capire, per entrare dentro, per prendere contatto col mondo. E quindi la mostra alla fine non me ne fregava niente, poco, sì, chiaro che sì, dopo gli amici facevamo la mostra, però la mostra era un evento che mi dava anche fastidio, alla fine molte volte non andavo neanche all'inaugurazione, montavo la mostra e poi andavo via. Per anni ho fatto questo, insomma, no? Dopo i curatori si lamentavano sempre di questo fatto qua, no? Di questo, pensavano che fosse uno snobismo, no? In realtà non era snobismo, è che ho fatto queste cose, poi ho imparato, montando la mostra ho imparato delle cose, poi si è visto, si è visto. Ecco,
quindi dicevo prima a Margherita che quando a un certo momento poi il problema è anche dei soldi, no? La fotografia costa poco rispetto, io volevo fare architetto da giovane, no? Ma l'architetto vuole fare una casa, si può progettare, ma se non c'è un committente non la fai. Fare fotografia si può anche fare senza un committente, no? Poi a un certo momento però anche la fotografia comincia a costare, soprattutto la fotografia a colori, no? Allora cosa succede? Succede che sono nate queste cose qua, queste committenze con Ghiri soprattutto, no? Ma le committenze con Ghiri hanno cambiato anche Ghiri, insomma, no? La committenza non è che ti snatura, devi lavorare con un committente, con un'altra persona, magari molto intelligente, ti può aiutare, ma comunque ti trasforma. E così sono nate le fotografie a colori del dopo, con una sezione diversa, non più con questa smania, questa modalità ermetica di parlare con me stesso attraverso la fotografia, ma piuttosto con un dialogo possibile con un pubblico che era l'assessore alla cultura, che era qualcun altro, insomma, no? Ecco, c'è questo che adesso, tu, come dicevo prima, no? Però c'è stato questo episodio netto, è vero che la prima committenza che ho avuto a Napoli, che non mi ricordo... 82. 80, ecco, comunque 82, il lavoro è stato fatto in bianco e nero, ma poi, essendo una committenza, mi sono sentito in imbarazzo e dicevo, è un fotografo antiquato, non sa neanche lavorare a colori, no? Ecco, no, non è del tutto così, ma i miei vicini di casa pensavano questo, no? Ecco. E comunque subito dopo ho cominciato il colore anche per questioni tecniche, perché non avevo più la camera oscura, per questioni pratiche, insomma, no? E quindi ho di necessità, visto che mi pagavano anche, allora potevo pagare la pellicola, il rullino a colori che costava di più, e lo sviluppo che non potevo fare io, dovevo far stampare, insomma, no? E quindi la committenza in qualche modo anche dal punto di vista proprio pecuniario interviene e ti modifica, no? E per te un'altra cosa, poi in seguito la committenza che è arrivata adesso, poi, no? La committenza dei musei, ecco che sono nate le fotografie gigantesche che io non sopporto, lo sai, no? Perché questo è il colmo il massimo dello snaturare la peculiarità della fotografia, insomma, magari io sono anche un talebano, ma insomma sì, la fotografia è nata piccola, è nata come un momento conoscitivo, la fotografia sta nel cassetto e come esperienza personale, quindi questa è una delle ragioni per cui non è uscita fino adesso, è rimasta nei cassetti, nelle biblioteche, nei fondi di magazzino, senza che nessuno se ne occupi. Però c'è stato un momento nel quale tu anche letteralmente fotografavi i tuoi ambienti domestici, la tua cerchia di persone, le persone che incontravi, l'ambiente di lavoro per certi versi. Poi c'è stato un momento, questo è solo un esempio, non sto dicendo che questo tipo di lavoro sia stato determinante, però tu hai cominciato a guardare l'esterno, il paesaggio. È così? C'è stato un momento nel quale tu hai affrontato, sì, che sei uscito un po' da te, da questa tua dimensione ermetica, po' autoriflessiva? Questo è merito anche nel corso di laurea in urbanistica dei docenti. Qui c'è Giorgio Piccinato, che intravedo che è stato mio direttore alla facoltà al corso di laurea in urbanistica a Venezia. No? C'è questo stato, io lavoravo come tecnico dentro questa... corso, no? Magari redarguito perché non ero sempre solerte nel eccetera eccetera, no? Però Giorgio mi ha dato da fare delle cose, di andare a indagare sul paesaggio veneto, no? Poi dopo di lui anche altri, sempre in facoltà, no? E da qui è nata anche questa, però è anche vero che queste fotografie che stai mostrando sono del 71, 70-71, no? Quindi l'interesse per l'esterno, no? All'inizio era l'interno, no? Queste cose
fatte quasi in studio, no? Una stanza, ma quelle della stanza erano un omaggio a Coso, a Jean-Luc Godard. Avevo visto un film, mi pare, due o tre cose che so di lei. Durante il film si vede una stanza e c'è un ragazzo che ha una Videlux e fotografa la stanza con questa Videlux, è una macchina rotante che registra uno spazio di 180 gradi, no? In rettangolo, no? Allora, domani lo voglio fare anch'io. Io però sono andato a chiedere il negozio quanto costava la Videlux, era troppo per le mie tasche, no? Allora continuai a usare la mia Pentax K1000, no, non era una K1000, K1000 molto dopo, era una Pentax SV, per l'esattezza filologica, no? E incominciai a fare due fotografie, una di qua e una di là, poi le montai insieme, era una sorta di sostituto, ma anche meglio, insomma, perché alla fine, poi come dicevi tu, erano diventate delle fotografie stereopeiche false, delle false stereoscopie, insomma, no? Ecco. E quindi questo dittico, questa diacronia, che noi la chiamavamo diacronie, no? Che sono una sorta di lavoro sul tempo, no? Cronia, sono state fatte anche sull'esterno, non solo sull'interno. Quindi è vero che sull'esterno ho lavorato molto di più col colore negli anni 80, in ragione anche di quello che ho detto, però, cioè, come nel film di Wim Wenders, come si chiama? Castor, non mi ricordo l'attore, uno dei primi film di Wenders, che nel suo studiolo arriva la mamma, gli porta una tazza di latte, no? Lui beve il latte, poi la mamma esce e dà un colpo con la mano nel vetro e gli esce il sangue dal vetro, e da lì scende le scale, sale sul treno, vede passare Anna Sigulla nell'altro treno e la vita continua, insomma, no? Queste fotografie, ne abbiamo parlato altre volte, e sono fatte attorno all'inizio degli anni 70 e nascono un po', diciamo, dopo la retrospettiva di Evans al MoMA del 71, e insomma, l'idea di fotografare un materiale esterno, povero, non nobile, un po' come, diciamo, Evans negli anni 30 nella depressione americana. C'era anche uno sguardo verso il neorealismo italiano in questo momento per te, in queste fotografie? Il neorealismo è sempre stato presente, non l'ho mai, come dire, abbandonato. È forse anche uno dei miei primi amori, no? Rispetto anche alla fotografia di miei amici come Luigi Ghiri, disprezzava il neorealismo. Io non ho mai capito, insomma, no? Questa sua posizione, no? Una posizione discutevamo anche, disprezzava Giacomelli, disprezzava Paolo Monti, disprezzava davvero questa. Ma io trovo che il neorealismo, che poi tra l'altro il neorealismo era compagno di strada oppure conseguente a Evans, perché la Tuada in Occhio Quadrato, o nella rivista Occhio Quadrato, non la Tuada, ma la, non mi ricordo, scrivono, fanno una recensione del libro di Evans. Corrente, no? Il libro di Evans, che era American Photographer, no? E quindi c'è molto, credo che da una parte il neorealismo ha influenzato la fotografia di Lewis dopo, no? Di Lewis Bowles, eccetera, no? Di Robert Adams anche, no? Però da una parte abbiamo avuto noi Evans, che ci ha influenzato, insomma, no? Evans, strano, per Dio. No, scusate, insomma, no? un po' strano, che è quasi trascurato oggi, non si capisce bene perché,
perché era comunista, forse, non lo so. Qua c'è una serie di provini a contatto che, diciamo, stai ritirando fuori recentemente, cominciando a fare questo lavoro sull'archivio in modo più sistematico di quanto tu sia mai riuscito a fare. E questi, se non sbaglio, sono per una mostra che si terrà a settembre in Belgio. Come sempre è molto interessante vedere il provino a contatto e in qualche modo il meccanismo di pensiero che viene registrato. Adesso te lo ripeto. Perché c'è un salto, c'è un buco nero in questi provini? Risposta sbagliata. Non so se è microfonato. Non si sente. No, una volta ci hai raccontato. Sapevo che avrei dato lei. Adesso si sente. Una volta ci hai raccontato che per te il provino a contatto è veramente la registrazione, come dicevi prima, di un pensiero che si fa. E quindi magari uno non finisce il rullino, però finisce il pensiero, allora fai uno scatto a vuoto per segnare la fine di un pensiero e poi l'inizio. Butti via uno scatto, eh? Butti via uno scatto, questa è cosa grave. Ma come lavori, scusa, eh? Ma io stesso. No, beh, volevo, se avevi voglia di raccontare questa cosa dell'importanza anche di questo fatto pratico della lavorazione del provino, non solo come una registrazione di un documento per trovare le cose facilmente. Sarebbe stato, secondo me, insomma, anche secondo me, veramente molto istruttivo per capire un po' meglio quello che si sta facendo, quello che sto facendo io, no? Quindi poi anche per un normale spettatore, insomma, no? Per me in primis, che sono il primo spettatore di me stesso, no? Come direbbe Giulio Poli, no? Il primo spettatore del lavoro che sto facendo lo sento io. Non sono io che l'ho fatto molte volte questa cosa qua, come diceva Picasso, non l'ho mica fatto io Guernica, l'avete fatto voi, e così questo Picasso l'ha rubata dalla fotografia, stata battuta. In queste fotografie dell'inizio degli anni 70, diciamo pre nuovi topografi, si vede già una varietà di soggetti, di approcci, di pensieri che sembrano essere abbastanza in sintonia con quello che poi penso voi avete visto successivamente con la mostra dei nuovi topografi del 1975. Tu che rapporto hai avuto con quest'altro aspetto della fotografia americana? Il libro mi è arrivato lo stesso anno, lo stesso 3-4 mesi dopo, no?
sono stato sicuramente influenzato, no, da Giorgio Bonfi, ma io ero già stato influenzato da Evans. Evans tiene in sé, contiene in sé il germe del nuovo topografo, insomma, no? È chiaro che non avrei apprezzato il nuovo topografo per come l'ho apprezzato se non avessi visto Evans prima. È anche vero comunque che rispetto ai nuovi topografi, io sono un italiano, non sono né un tedesco né sono un poco di non mi piacciono le idee fisse, no? E mi piace muovermi anche all'interno di quello che sto facendo, provare esperienze diverse con quello stesso strumento che poco prima avevo usato per recitare magari una fotografia di Evans, però la fotografia di Evans poi mi risultava un pochettino troppo frontale, allora, oppure quella dei Becker che ancora non conoscevo, troppo, ma quella dei Becker non sono venuti dopo Becker, no? Sono venuti con un topografo, insomma, no? Ecco, una fotografia troppo frontale, poi mi interrogavo, ma perché è così frontale? È troppo punto decisivo, allora la facciamo un po' storta, così sembra essere meno professionale, meno sicura di sé, ecco, mi piaceva questa idea di dimostrare questa mia sorta di insicurezza, ero sicuro, come diceva Paolo Gentile, che ho necessità di fotografare, ma insicuro su come fotografare, no? E insicuro anche del soggetto da fotografare, no? Credo che questi provini che abbiamo intravisto prima raccontano abbastanza bene tutto questo che stai dicendo. Cioè sono veramente, sia dal punto di vista dei soggetti che nel modo di affrontarli, mostrano una specie di insicurezza o la ricerca di un punto di vista. Della serialità, della catalogazione. Della schematicità di tutte le torri dell'acqua, no? Ok, bellissimo, no? Però anche noioso, non trovavo cioè io non avevo la voglia di star lì a inseguire tutte le perché qui c'era una torre dell'acqua, magari bellissima, faccio una fotografia, poi faccio tre passi, c'è un paracarro straordinario perché devo abbandonare il paracarro quando il paracarro è degno di attenzione quanto alla torre dell'acqua, no? Ecco, ero lontanissimo da questa idea della fotografia, cioè che poi all'origine dell'Ottocento c'erano i libri, tutti i pani prodotti, i panini prodotti in a Londra durante gli anni, no? Un libro con le fotografie di tutti i tipi di pane che ci sono. Ecco, questa è l'idea di Becker, no? Insomma, tutte le porte che ho fotografato, molte porte tipo questa, no? Ma non tutte, quelle che mi piacevano, insomma, no? Questa era una vetrina, tra l'altro una vetrina di esposizione, quindi c'è scritto mostra permanente. Quindi questa è una mostra, no? Qua c'è un po' un tuo elemento anche di ironia che veniva fuori in quegli anni. E queste sono tutte fotografie realizzate tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Qui cominci anche a fotografare a colori, se non capisco. Diciamo degli anni 80. Faccio una provocazione. È una fotografia molto ghirriana questa? Può darsi, mi è sempre piaciuto anche citare gli amici, oltre che i fotografi ottanni, no? Citando Evans, citando Luigi, anche la fotografia che avevi visto, che avevi mostrato prima dei due mondi. Ah, ok.
troppo lontana, non vado indietro. Quella dei due cerchi è stata fatta con uno strumento che ieri non ho mai usato, che è un note di pesce, no? Ma era una risposta così a mio amico che diceva che sarebbe bello fotografare la Terra dalla Luna, no? Ecco, ho fotografato la Terra, no? Ecco, dopo mi pare di averla anche regalata, lui dice, insomma, no? Naturalmente le influenze passano da, sono come le parole o come gli asciugamani che in molti sono scritti in camerata, quel che è mio oggi è tuo domani, no? Così dicevo Gatta, Carlo Emilio. E, arriviamo al, all'84, viaggio in Italia. E, io ho estratto alcune delle fotografie tue incluse nel libro. Come penso sapete, il libro non era organizzato per autore, ma era un montaggio organizzato per temi, nel quale diciamo, ogni fotografo era di solito garantita una sequenza di 2-3 fotografie, quindi c'era il tentativo di in qualche modo equilibrare la necessità di restituire un pensiero del fotografo non solo attraverso una fotografia, ma 2 o 3, e però non, c'era la volontà di non fare una mostra antologica, ma veramente di fare un libro. Quindi queste sono alcune tue fotografie, questa stava affrontata a una fotografia di un altro autore, questa invece è una doppia pagina dedicata interamente a te, e questa l'ho messa perché nel libro ci sono sia fotografie in bianco e nero tue che a colori. A differenza forse di altri, la tua partecipazione in questo libro è in un certo senso una retrospettiva, copre un periodo cronologico molto più lungo. Nel libro dell'84 ci sono fotografie tue che risalgono all'inizio degli anni 70, mentre per molti altri dei fotografi erano fotografie recenti fatte appositamente, eccetera. E, vabbè, su Viaggio in Italia sono state dette tante cose. Poi nel 2004 il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo ha montato, insomma, ha rifatto la mostra, e in quell'occasione ognuno di voi ha raccontato delle cose, quindi c'è anche un bel CD, è possibile andarselo ad ascoltare. Ma, però insomma, l'idea che si è consolidata ancora di più dopo questa ripresa del 2004, a 20 anni dalla mostra originale, è che è una mostra di Ghirri. Tu ci vuoi raccontare un po' come una mostra di Ghirri, un'invenzione di Ghirri, una mostra di Ghirri? Tu hai da raccontare delle storie di backstage su questa, su come è nata questa occasione, su cosa è stato il dialogo tra di voi, dico complessivamente anche con altri fotografi. Sì, è passato tanto di quel tempo. No, Ghirri l'ho conosciuto, l'ho conosciuto nel 70, quando è stato la mostra a Bologna con Mario Cressi, no? 75, cioè, nel 75 venne la mia evoluzione, la mostra di due fotografi che erano io e Mario Cressi, no? Curata lì Tabarilli, Zannier e Sgarbi. Sgarbi che era assistente di Ghirri, no? Era assistente di Zannier. Di Zannier, no? Ecco, poi dopo ci siamo visti un po' di volte, ma non neanche tanto con Luigi. Poi ci siamo visti a Modena e Luigi mi ha parlato di questo progetto. Conoscevo persone anche, siccome io poi lavoravo a Venezia, potevo coprire con le persone, conoscevo, cioè Ghirri cercava anche fotografi, cioè doveva essere un viaggio in Italia, no? L'idea di Ghirri era quella, un viaggio in Italia fisico, ma anche un viaggio dalla fotografia in Italia. Allora come si fa a fare un viaggio in Italia? I fotografi italiani che non avessero niente che vedere con o poco che vedere con il neorealismo prima, perché doveva essere una mostra che rompeva con la tradizione imperante del fotomotorismo, non più del
diciamo così, del neorealismo, del fotomotorismo che aveva succhiato, che aveva accademizzato il neorealismo, no? E allora, per esempio, della Sicilia non c'è nessun fotografo. Di Bari ci sono dei fotografi. Chiaramonte era un siciliano milanese. A Milano, dalla Puglia ci sono molti, perché poi Luigi andava in vacanza in Puglia e quindi conosceva Gianni Leone e compagni, no? Andava al mare, non d'estate a Bari, giù di Lenzo, no? Ecco, e quindi è stato una mostra fatta un po' con gli amici degli amici, insomma, c'è poco da fare. E retrospettivamente come lo giudichi questo libro? Merita tutta l'attenzione che gli è stata data? No, fu di rottura rispetto alla tradizione, sicuramente rispetto alla tradizione, però il libro è stampato male, no? Molto male, no? Capisco tutto, capisco l'economia, però si fa un libro più piccolo allora, no? Il libro è stampato male, poi diciamo, la pecca maggiore è troppo letterario, no? Un po' troppo, ma Luigi amava molto Bob Dylan e la canzone, no? Beh, che anche a me piaceva la canzone un po' meno, no? Però Bob Dylan sì. Però c'è questo aspetto di ballata, no? Tutto il libro di ballata che si percorre, e questo qui è un occhio, è uno strizzare l'occhio al grande pubblico, no? E questo mi è dispiaciuto un po', insomma, no? Mi dispiace ancora, insomma, non è. Io sono un talebano, l'ho detto prima, insomma, questo non è talebanità. Però ci sarà qualche cosa che hai scoperto nel fare questo libro, nel partecipare? No, ma io l'ho fatto ho collaborato con entusiasmo, però la conclusione del libro, cioè anch'io, cioè, ci siamo anche riuniti, Luigi mi ha chiesto, di Castello, di altri, cosa. Queste sono le tue fotografie, no scusate, sto andando nella direzione sbagliata, da lì in avanti in qualche modo però il libro oggettivamente e il lavoro di Ghirri contribuiscono a consolidare un gruppo, un atteggiamento, una serie di cammini che procedono parallelamente. Qua volevo ricordare uno dei primi interventi, come si dice, critici, importanti sul tuo lavoro, ce n'erano stati sicuramente altri, di Zannier, di Turroni, di Roberta Valtorta, di Quintavalle e altri ancora, di Sgarbi che tu hai nominato, quello di Paolo Costantini, la frequentazione con Paolo Costantini penso sia stata molto importante, penso sia opportuno ricordarlo perché per una serie di vicende Paolo è morto presto, non è stata pubblicata un'antologia dei suoi scritti, dei suoi interventi, che furono veramente determinati sia in campo, diciamo, più propriamente storico che nel campo della fotografia contemporanea. Questa era una semplice doppia pagina pubblicata su Fotologia nell'88, dal titolo Percepire le differenze, era una citazione da Georges Perec, e non era strettamente un intervento sul tuo lavoro, ma in qualche modo viene in mente un po' il rapporto tra Evans e IG, due dichiarazioni parallele, una fotografia tua fatta con la 2025 lungo la via Romea e questo discorso di Paolo che è abbastanza fondativo insieme ai ragionamenti che dicevamo di Ghirri, in parte di Celati, di Quintavalle in viaggio in Italia, su questa idea del paesaggio, del fotografare l'esterno. Non so, vuoi ricordare qualche cosa di Paolo? So che insomma è stato un rapporto molto intenso e anche determinante, credo, in quel momento per te. È stato fondamentale Paolo, sì, è stato purtroppo molto, troppo presto. Paolo io l'ho conosciuto nel 79, Paolo era studente di architettura. L'abbiamo ricordato. Vabbè. Senso, no. È stato ammalato per lungo tempo, per 10 anni, stata una tragedia. Da lì in avanti, diciamo, da lì in avanti, soprattutto a partire dalla metà degli anni 90, come dicevamo prima, però effettivamente tu trovi nel libro il momento in cui consolidare
il lavoro, non precisamente dei progetti, perché molte volte i tuoi libri, insomma questo è il primo importante retrospettivo del 95, significativamente si chiamava Varianti ed era l'idea già nel titolo di non definire il lavoro in un canone unico. Successivamente, vabbè, ne mettiamo alcuni, insomma, sono stati diversi, In Between Cities del 2003, che era questo lungo viaggio, di nuovo fatto con un urbanista, attraverso l'Europa, con Marco Venturi, di Dipartimento di Urbanistica di Venezia. Cose più recenti, per testimoniare anche del fatto che la tua formazione di architetto ti ha anche poi portato a confrontarti direttamente anche con la fotografia di architettura, nel caso di Le Corbusier, nel caso di Carlo Scarpa, come in questo libro del 2011, e un libro relativamente recente che ha avuto anche un certo successo internazionale, curato da John Gossage, che ha fatto una scelta delle tue fotografie, Una nuova mappa dell'Italia, in qualche modo sembra ritornare il titolo della mostra dell'84 con Ghirri, e torna anche l'idea del rapporto tra Italia e Stati Uniti con John Gossage. E poi, diciamo, questa doveva essere una breve e rapida carrellata nella carriera di Guido, per arrivare, insomma, a questo mostra e libro che abbiamo fatto alcuni anni fa all'Istituto Centrale per il Catalogo della Documentazione su istigazione di Laura Moro. Io lascerei adesso finalmente a Laura il microfono, se ha voglia, insomma, per raccontare com'è che un fotografo che ha fatto questo percorso, appunto ermetico, e poi che comincia a guardare il paesaggio, a un certo punto può diventare di interesse per un istituto come quello che tu dirigi. Dunque sì, l'istigazione, mi sa che, ecco, l'istigazione in realtà l'abbiamo condivisa, nel senso che in quel periodo con Antonello Frongia avevamo iniziato a fare un ragionamento sul paesaggio italiano e la fotografia. Un lavoro, una riflessione comune, cioè ci siamo trovati, diciamo, vicini in una certa riflessione. Da parte mia l'idea di continuare ad indagare il paesaggio italiano, anche se nel 2013, quando abbiamo fatto questa cosa, già progetti fotografici sul paesaggio italiano non se ne potevano contare. Però da parte mia l'idea della necessità di continuare a riflettere sul paesaggio e di continuare a riflettere sulla fotografia italiana attraverso il paesaggio. In più questa riflessione fatta con un background molto pesante, cioè con un fardello, non lo direi in senso negativo, però con una realtà sulle spalle molto pesante, che è quella dell'archivio fotografico che l'Istituto per il Catalogo conserva. Milioni di fotografie che vanno dalla metà dell'Ottocento fino quasi ai giorni nostri. Un archivio. E questo è un archivio a cui bisogna dare senso, perché per continuare a esistere un archivio non ha solo bisogno di aria condizionata e di parametri di umidità e di qualcuno che apre e chiude le porte ai visitatori o apre e chiude i cassetti, ha bisogno anche di avere una prospettiva culturale. E quindi mettere insieme le tre cose, cioè la riflessione sull'archivio, la riflessione sulla fotografia, la riflessione sul paesaggio, ci sembrava un modo utile per tutti, perché ciascuno potesse portare a casa, rispetto alla propria missione, ai propri compiti, alle proprie ricerche, qualcosa. Questo lavoro sul paesaggio, alla fine devo dire, non siamo riusciti a portarlo a compimento, perché era un'impresa forse troppo grande per la nostra megalomania, e poi perché ci siamo fatti distrarre da tante piccole cose che sono successe, piccole grandi cose, e quindi poi alla fine abbiamo preferito abbandonare questa visione sistematica che volevamo dare per invece seguire
delle circostanze e degli eventi. Uno di questi eventi è stato appunto la mostra e questo libro che con Guido Guidi abbiamo fatto in ICCD. Non è stata la prima mostra di fotografia contemporanea in istituto, avevamo iniziato già nel 2012 con la mostra Corpi di Reato, che poi è stata, il progetto è stato acquisito dal Maxi e lo vedete qui in mostra adesso. Quello è stato un momento di passaggio per cominciare a riflettere sul linguaggio della fotografia contemporanea che guarda la realtà e che indaga la realtà contemporanea. Antonello mi ha proposto a un certo punto di coinvolgere Guido Guidi e di vedere se Guido Guidi aveva voglia di riflettere insieme a noi, però non con una mostra antologica, ma con una mostra che avesse un tema preciso e un obiettivo preciso, quello di riindagare la fotografia di Guido Guidi nel momento in cui Guido Guidi lascia le macchine di piccolo formato, che abbiamo visto fino adesso tutte le sue riflessioni del suo lavoro di quel periodo, e passa al grande formato, a fotografare col 20-25 a colori. Qui una piccola battuta, non è assolutamente vero quello che lui dice, che è passato al colore per praticità, perché un 20-25 non è proprio, diciamo, il modo più pratico di fotografare. E quindi questo è stato già la scelta del tema, è stato qualcosa, è stato molto ponderato, perché questa è un'operazione che doveva dare senso reciprocamente, doveva dare senso all'Istituto Centrale, doveva dare senso alle ricerche di Antonello Frongia, doveva dare senso al lavoro di Guido Guidi, doveva essere un senso reciproco. E allora abbiamo trovato in questo modo di lavorare sulla produzione fotografica di Guido Guidi il punto di contatto che ci metteva insieme. E il lavoro che ha fatto Antonello, perché principalmente è stato lui poi che ha scelto le fotografie all'interno dell'archivio, noi abbiamo condiviso l'impostazione, ma poi materialmente la scelta, soprattutto quella iniziale, e poi magari Guido ci dice anche perché le scelte iniziali non le fa quasi mai lui, le fa fare ad altri e poi dopo lui ci lavora sopra. Adesso magari ce lo dici, finisco di inquadrare questa cosa. Che Antonello ha lavorato sull'archivio di Guido Guidi in un modo, con lo stesso approccio con cui avrebbe lavorato sull'archivio di Evans se qualcuno gliel'avesse chiesto, o nell'archivio del Gabinetto Fotografico Nazionale che conserviamo in istituto. Che cosa significa lavorare con lo stesso metodo? Significa non fare la pesca miracolosa, perché in un archivio come quello di Guido Guidi si può aprire una scatola a caso e aprendo una scatola a caso si può fare una mostra meravigliosa, oppure si possono aprire tre scatole, prendo tre cose diverse che mi piacciono, le metto insieme secondo uno sguardo critico e faccio una mostra. C'è stato invece un lavoro di indagine all'interno dell'archivio, andando a legare la ricerca fotografica di Guido con i luoghi, con i territori. Quindi questi cinque paesaggi sono cinque paesaggi reali, sono delle serie fotografiche, sono anche dei paesaggi metaforici perché poi lo diventano, c'è un arco cronologico preciso, quindi è un'indagine che ha una topografia e una cronologia precisa e quindi tira fuori del lavoro di Guido questo legame con i luoghi. Perché questo legame? Perché l'archivio dell'Istituto Centrale per il Catalogo, direi che forse l'80% dell'archivio è ordinato in modo topografico. Per quale motivo? Perché le fotografie che sono raccolte lì servivano per documentare il patrimonio culturale italiano, il territorio italiano, la trasformazione dell'Italia. Quindi per chi si occupa di fotografia storica e soprattutto di questo tipo di fotografia di documentazione, l'approccio topografico è l'approccio, quasi non se ne può concepire un altro. Vi basti solo pensare che le produzioni di fotografi che entravano nell'istituto venivano smembrate e divise alfabeticamente sulla località che avevano fotografato. Ovviamente oggi non lo facciamo più, però questo era il modo di lavorare. E quindi è stato fatto questo,
esperimento, come lavorare nell'archivio di un fotografo contemporaneo con questo approccio. Quindi cinque paesaggi, cinque luoghi, delle serie fotografiche. La serie è importante per il fotografo, questo poi adesso anche di questo vorrei chiedere a Guido una riflessione. La serie è importante per il fotografo, è fondamentale in un archivio, perché voi immaginate un archivio immenso, non si può contare uno, non vale uno in un archivio. La serie è l'unico modo, è l'unico strumento che riesce a farti orientare e dare un senso all'archivio, altrimenti è solo una sommatoria di tantissime immagini. Poi c'erano tante altre cose al contorno interessanti, no? Il fatto che Guido Guidi fotografasse appunto con il 20-25, che è uno dei formati prevalenti che sono in archivio da noi. All'inizio della storia della fotografia si fotografava con il grande formato, all'inizio grandissimo, poi si riduce, però per tantissimi anni questo, diciamo, questa dimensione del 20-25, che non era 20-25, era 18-24, però diciamo era la dimensione prevalente. E allora, cioè, è stato molto interessante questo, e non so se Guido su questo ti riconosci, quello da un lato di andare a prendere uno strato in basso e uno strato in alto, poi alto e basso non è un fatto di qualità, è solo per darvi una raffigurazione mentale, di andare a prendere uno strato dal lavoro di Guido Guido, un lavoro fortemente autoriale, fortemente di ricerca, che è lo strato che lo lega ai luoghi, quindi quella dimensione descrittiva della realtà, che molti fotografi rifuggono. Guai a mettere una didascalia sotto le fotografie di alcuni fotografi, perché la didascalia banalizza la fotografia. Se una fotografia è buona, è una fotografia che si deve capire anche senza didascalia. Metterci poi il luogo, addirittura proprio il toponimo, la strada, come abbiamo fatto in questo libro, è una cosa quasi che potrebbe svilire la fotografia. Quindi siamo andati a prendere questo strato del lavoro, di un lavoro autoriale come Guido Guidi, per farlo interagire con l'altro strato in alto dell'archivio fotografico, della fotografia di cosiddetta di documentazione, che è stata considerata da sempre una fotografia di serie B. Tipicamente le fototeche hanno due sezioni: la fotografia di documentazione, quella che riproduce tout court la realtà e che serve solo per fare un'illustrazione nei libri. E poi ci sono le raccolte di fotografie cosiddette autoriali, che a seconda dell'epoca storica possono andare dai pittorialisti piuttosto che da altri, però è la fotografia autoriale. Le due sezioni dell'archivio non comunicano come non comunicavano in ICCD. Invece noi siamo andati a cercare proprio quello strato alto della fotografia di documentazione. Immaginate che quando una fotografia sta lì in così tanti esemplari che si sedimenta, è come l'olio che viene a galla dall'acqua. E che cosa viene a galla? Che qualsiasi fotografo, anche un fotografo stipendiato, un dipendente del Ministero dei Beni Culturali, che aveva all'inizio del secolo delle missioni da parte degli incarichi da parte degli storici dell'arte per andare a fotografare pezzi dell'Italia, pezzi del patrimonio culturale, anche un fotografo stipendiato interpreta il mandato che ha e lo interpreta in modo diverso. E quindi siamo riusciti a far emergere il modo in cui i fotografi, anche i fotografi ministeriali o anche i fotografi di professione, degli studi che lavoravano in Italia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, come interpretavano il loro mandato. E quindi andare a far emergere un livello autoriale su una fotografia che la critica dice che non ne ha. E allora questo due incontri, cioè di uno strato sotto e uno strato sopra, ci è servito moltissimo per ragionare, poi dopo vedremo anche qualche esempio. Quindi allora, torno a te Guido, da un lato se ti riconosci in qualche modo in questo lavoro che ha fatto Antonello, vabbè, intanto perché fare, forse questa è stata la tua prima mostra personale a Roma, perché farla in un archivio e non in un museo? Prima cosa. La seconda cosa, se ti riconosci in questo lavoro che ha fatto Antonello di andare a selezionare
questi cinque paesaggi che sono stati, non sono proprio delle committenze, sono anche delle committenze, sono fasi della tua vita, perché in alcuni casi sono, ci sono foto di anni diversi, tu sei tornato e ritornato sui luoghi. E se, se ti disturba questa didascalia così molto ministeriale che abbiamo messo sotto alle tue fotografie. E poi anche cosa significa fotografare con il grande formato e stampare a contatto, che è una cosa stranissima, perché oggi i fotografi contemporanei dicono, beh, vai, c'è un 20-25, posso tirare una fotografia gigantesca. A me questa cosa non fa nessun effetto, perché noi negli archivi storici le stampe sono solo a contatto, quindi è una cosa assolutamente normale. Ecco, un sacco di cose ti ho chiesto. Vabbè, poi te le ricordo strada facendo. Allora, cominciamo dall'ultima, no? Io ricordo una conversazione per radio fra Marino Sidibaldi e Giorgio Bassani. Giorgio Bassani era inferocito perché si continuavano a fare mostre tipo, facciamo al MoMA, facciamo una mostra di Morandi, di Giorgio Morandi, no? E lui sosteneva, Giorgio Morandi l'ha visto a Grezzano, l'ha visto a Bologna, in quel luogo lì. Io anni fa ero andato in Olanda per vedere il paesaggio, eccetera, eccetera, no? Ma camminando in macchina attraverso l'Olanda ho capito molto di più Montreal, per esempio. È chiaro che questa idea di non voler mettere il luogo è un'idea stupida, lasciatemelo dire, veramente stupida, no? Alvaro Siza dice, l'idea non è nella mia testa, ma nasce nel sito, nel luogo. Allora il luogo che ha quel nome lì fa parte del gioco, no? Fa parte del gioco. Io ho messo sempre queste cose scritte, magari ho cancellato perché le fotografie con le note scritte nel passato, poi il tempo, la china si sbiadisce, quindi ho una delle sorte di... Ma l'autore cos'è? L'autore, secondo un detto antico, è colui che aggiunge, non è quello che inventa da nuovo, è colui che aggiunge. Aggiunge qualcosa a partire da qualcosa, e quindi a partire da quella casa io ho aggiunto qualcosa, una fotografia. E quindi perché negare l'esistenza della casa? Negare l'esistenza del luogo? Veramente io sono arrabbiatissimo. È l'idea della globalizzazione, degli architetti, di molti architetti che fanno un progetto adatto a New York e può andare bene anche per Venezia, no, perché c'è il fango, Venezia, non è oggi, c'è la roccia, ma mi spiego. Cioè, l'unico modo per salvare questo humus culturale che c'è è questo di incitare. Perché poi anche l'idea che se io scrivo il Partenone, allora tutti andiamo a vedere il Partenone, no? Perché non andare a visitare la casa del geometra che è a Coccolia? Vicino a Cesena, no? Non posso dire. Sì. Ecco. A proposito di questo, mi veniva una riflessione oggi, pensando appunto all'incontro di questa sera, e allora col terrore che io sempre ho di trovarmi invischiata nel dover definire la fotografia di documentazione rispetto alla fotografia documentaria o la fotografia in stile documentario. Però pensavo questo, e adesso rivedendo queste immagini mi viene in mente la fotografia che documentaria ci fa vedere, vabbè, intanto ci insegna a vedere, e questo d'accordo. Questo tipo di fotografia così precisa sui luoghi, sulla casa del geometra, sulla casa degli amici, sul paracarro che ti sembra importante tanto quanto
il monumento. Questa è una fotografia che ci insegna a vedere, ma che ci fa anche vedere quello che noi non vogliamo vedere, perché noi il paracarro lo escludiamo, abbiamo una visione selettiva, perché siamo educati a una certa idea della bellezza qui in Italia, per cui certe cose le escludiamo. E facevo questa riflessione su certa fotografia dei nostri archivi: perché la fotografia del Gabinetto Fotografico Nazionale ha avuto meno fortuna della fotografia, per esempio, di Alinari, di Broggi? Perché i fotografi ministeriali avevano una grande libertà, perché non dovevano piazzare le loro fotografie sul mercato, e quindi si facevano innamorare dal paracarro di allora, che magari era un palo della luce, era un panno steso, era una recinzione sgangherata, era un viottolo non preciso, era uno sfalcio dell'erba non fatto bene. Ma anche quando fotografavano il patrimonio culturale, andavano a fotografare il degrado dei dipinti, le croste, il retro, gli intonaci caduti a terra, gli affreschi degradati, tutto quello che non si vuole vedere del patrimonio culturale. E secondo me non è tanto che questo tipo di fotografia è stata messa in un cantone perché non è autoriale, ma anche perché ci fa vedere qualcosa che non ci piace. Non ci piace il buco sull'affresco, non ci piace la scrostatura dell'intonaco, non ci piace il paesaggio con le recinzioni fatte male, e non ci piace vedere certe incongruenze, no? Penso al progetto I Passaggi Dissonanti, non ci piace vederli i paesaggi dissonanti, e non ci piace nemmeno interrogarci come noi trasformiamo questi paesaggi, come noi antropizziamo e umanizziamo quello che è stato costruito magari dall'ufficio tecnico comunale, mettendo semplicemente fuori una sedia o una piccola recinzione. Ecco, allora questo, io non lo so se tu hai mai fotografato in questo senso, però in molte tue fotografie mi sembra che ci sia, come dire, la cosa di dire: questa cosa va vista così, così, così com'è. E non che tu ci costringa a vedere, no? Perché tu l'hai dichiarato fin dall'inizio: io fotografo prevalentemente per me stesso. Però quando ricevi una committenza che magari vogliono la monumentalizzazione o la celebrazione del piano in una casa, e tu gli vai a fotografare la cortina sgangherata, è come se tu volessi dire: guardate che... Dopo passi per essere, a Venezia si dice, il fotografo delle scoasse oppure dei rovinassi, no? Ma allora mi viene in mente, per risponderti, Tommaso d'Aquino, no? Tommaso d'Aquino è citato in un libro di Huberman. Tommaso d'Aquino interviene sul dibattito, diciamo nel Medioevo, se è lecito mostrare Cristo con la ferita oppure con le ferite della mano oppure no, perché tu dici: ma Cristo è Cristo, deve essere portato nella perfezione assoluta, no? E Tommaso d'Aquino dice: no, le stimmate sono, ecco, io mi rifaccio a Tommaso d'Aquino. Che dire? E stare un po' in ICCD, che effetto ti ha fatto? Stare in istituto, in questo grande archivio, io ho provato più volte a portarti in giro e aprirti qualche cassetto, e tu li guardavi sgomenti, questi cassetti pieni di fotografie. Avrei dormito lì dentro il cassetto. Guardato, no? Cioè, queste fotografie che hanno in sé del candore anche, no? Nell'essere fatte non per essere belle, non per essere arte, ma sono fatte con una dedizione totale di uno che vuole fare questa cosa con cura, no? Questo mi piace, no? Questo dovrebbe essere fatto. Forse sicura di ciò che stai fotografando, e prendersi cura al tempo stesso della qualità dell'opera che stai facendo, insomma, no? Una sorta di preghiera, di,
molte volte anche la fotografia troppo presente con il viso sfottevole, vedi questa esattezza, no? Ma come nei pittori antichi, no? Questa esattezza della foglia d'erba dipinta, no? Non è tanto l'esattezza che io ti mostro che sono bravo a dipingere, no? Ma è l'atto di imitare, come dice l'atto di imitare la natura, di imitare le cose, che è parte fondante di questa cosa. È una cosa di omaggio che tu fai a questa, all'erba, al sasso, alla casa, no? Perché la devo fotografare male, con inesattezza? La devo fotografare magari un po' storta, perché se questo non sa neanche fotografare. Però l'esattezza deve esserci, no? Posso chiedere una cosa? Che è un'esattezza trasversa, no? Posso introdurre un argomento che mi emerge quando appunto si parla, si cerca di definire fotografia documentaria, fotografia autoriale, e arrivando al tuo lavoro, alla fine c'è una dimensione estetica che è fortissima, no? E questo ci dà un elemento di lettura di queste immagini dove, insomma, a mio avviso si mettono a posto tutta una serie di questioni, no? Quella dell'esattezza, quella della composizione. Quindi credo che il tuo lavoro ci aiuti a definire una nuova estetica, un'estetica diversa da quella degli archivi storici, della fotografia, voglio dire, meno consapevole. Oggi pomeriggio mi parlavi anche di questa processualità, no? Cioè il fatto che il tuo lavoro non può essere riassunto, no? in una sola immagine, no? Che è un prodotto processuale che deve essere accettato in questo modo. Ecco, su questo tema dell'estetica volevo capire come reagivi. Sull'estetica? Credo che Robert Arnold si dice che gli artisti hanno difficoltà a rapportarsi con l'estetica, no? Perché l'estetica in qualche modo si fonda sui canoni, per idee che in qualche modo appartengono al passato. Cioè l'estetica, adesso io non ho letto molti libri di estetica, no? Per dirti anche che in fondo non mi interessa molto l'estetica, mi interessa fare lavorare sul rapporto fra la mia vita e la vita esterna, no? E questo non appartiene all'estetica, questo appartiene l'estetica è un prodotto del pensiero in qualche modo, no? E per dirlo con Freud, il sogno lavora, non pensa. Il sogno non pensa, il sogno lavora. Ecco, io lavoro con le cose, ma non mi occupo del problema estetico. Anzi, come le fotografie sono anche un critico inglese che è il caso di Jerry Badger dice, ha pubblicato su una rivista olandese una mia fotografia, scrivendo sotto, questa fotografia è più brutta che ho mai visto, no? Ecco, naturalmente mi ha mandato un suo libro di fotografie con la dedica, ti mando questo libro di bruttissime fotografie, no? Ecco, l'unico modo per uscire dall'estetica e dal déjà vu e dell'accademia è quello di fare delle cose brutte, come dicevo, delle cose brutte che poi probabilmente diventeranno belle, entreranno dopo, purtroppo il ciclo è questo, tutto viene riciclato, ruminano. Non so
È chiaro che quando lavoro tu hai detto composizione, ma non importa bene composizione, che è più composizione architettonica, no? Sulla struttura di una fotografia. In una fotografia ci sono delle, lei diceva, in un dipinto ci sono delle corsie preferenziali, no? Ecco, il lavoro è sulle corsie preferenziali, sulla struttura della fotografia. Voglio che la fotografia corra liscia come l'olio, insomma, no? Che non sia frammentata, che non sia noiosa, che non sia piena di intoppi, no? Come una strada che deve essere asfaltata bene, no? Ecco. Anche se c'è le buche, però le buche devono essere fotografate con grande liquidità. Uno dei temi fondamentali della fotografia è la liquidità, l'aspetto liquido. Una delle ragioni per cui ho stampato piccolo e non ho mai ingrandito è che ingrandendo si vede la grana della pellicola, e la grana o i granelli di sabbia sono poco confacenti con gli occhi. Se ti fa un granello di sabbia in un occhio, poi ci sono guai, insomma, no? L'occhio ha l'humus acquatico e la fotografia si fa nell'acqua. Uno dei problemi che ho con la fotografia digitale è proprio questo: la fotografia digitale non si fa con l'acqua, non si fa attraverso l'acqua, e io ho imparato a sviluppare, a stampare fotografie nelle bacinelle di acqua e a vedere affiorare l'immagine nell'acqua, no? Nella liquidità dell'acqua, no? E questo per me è assolutamente fondante rispetto alla fotografia stessa, no? Questo aspetto rimane, anche se poi la fotografia viene asciugata, questa liquidità deve rimanere come memoria costitutiva di una sorta di passaggio, di transito, un processo che è stato. Ci hai detto tantissime cose, veramente, cioè, mi hai risposto in pieno. Io volevo ricordarvi che non abbiamo molto tempo, quindi chiederei se il pubblico ha qualche domanda, qualche curiosità, vuole approfittare di questa straordinaria presenza qui al Maxi. Anche su di loro, però. Sì. Buonasera a tutti, contento di conoscerti innanzitutto. Lei prima ha parlato delle committenze, dicendo che le committenze ti cambiano. Intanto io non ho mai, sono un fotografo, ma ho avuto una committenza. Volevo sapere come fa a cambiarti la committenza, cioè nel senso quello che il committente conosce il tuo modo di fotografare, per cui per questo ti commissiona delle cose. Come fa la committenza a cambiarti? E la seconda, è contento del cambiamento? Assolutamente sì, mi piace cambiare vestiti, mi piace lavorare con gli altri. Il lavoro del fotografo è, come dicevamo prima, un lavoro processuale. E quindi io non ho idee fisse, anche se ascolto un contadino che mi dice una cosa, che mi dice ma perché invece di fotografare questa rivolta aspetto grafico non va a fotografare quell'albero là, accetto la sua proposta, anche se è una competenza, ma non di denaro, insomma, no? Accetto con piacere, insomma, no? La mia sollecitazione. Come fa a cambiare la competenza? In modo molto semplice, è un dialogo, e se tu mi chiedi una cosa io rispondo a quella cosa, se tu non mi chiedi questa cosa io non ti posso rispondere, magari non ci penso neanche a quella cosa. Fare una fotografia è anche una risposta a quello che si vede, è una risposta, non è detto che la committenza debba essere naturalmente solo verbale, è una competenza che può essere anche per induzione, non so, c'è tal pittore, mi dice un mio amico pittore, mi dice ma vieni in studio, mi fai due fotografie, vado là, e faccio fotografie perché mi piacciono a me naturalmente, no?
sono pagato per fare le fotografie in studio, però non da un'altra parte. Farò quello che mi piace a me, ma però lì, non nello studio del suo dell'altro pittore che sta nella strada attiva. Come fa a cambiarmi? Ogni fotografia che io faccio di Cesare mi cambia. Se io faccio una fotografia di voi, vedo il risultato, questo risultato mi cambia. Se torno a fare una fotografia a voi, la farò in un altro modo, perché la prima fotografia mi ha cambiato. La committenza naturalmente può essere anche un'autocommittenza, ma anche l'autocommittenza mi cambia. Perché se sto seduto non faccio niente e rimango immobile nella mia inerzia. Mi spiego? No, però. Siccome avevo notato una nota nostalgica in quello, per questo era la domanda. Ho notato una nota nostalgica nel dire la committenza cambia e quindi nostalgica? Sì, cioè un po' di nostalgia, nel senso, forse ho capito male. Perché nostalgica? Non so, non è vero. Ma è una constatazione, una committenza. Cioè anche mia mamma mi dice, ma a me non fai una fotografia, mi cambia. Mia mamma mi ha insegnato delle cose attraverso committenze. Vai a fare la spesa, mi insegna, cioè questo mi incoraggia a fare una roba che altrimenti non avrei mai fatto. L'altro giorno ho portato mio nipotino in gelateria e sua mamma gli ha dato il taccuino a 6 anni e comincia a pagare da solo, no? Questa è una committenza. E Matteo era contentissimo di essere autonomo, di pagare il gelato da sé. Perché nostalgia? È una vita, non capisco bene questo tema della nostalgia. Ma posso essere anche nostalgico, ma non nel senso però. Mi inserisco brevemente proprio per una battuta sulla questione della committenza. Noi abbiamo dato una piccola committenza a Guido Guidi come istituto per il catalogo e l'abbiamo fatto chiedendogli di disallestire una mostra del gabinetto fotografico sulle fotografie delle origini del gabinetto fotografico nazionale che avevamo fatto in istituto, una mostra con un taglio storiografico come si fanno le mostre di fotografia storica, e abbiamo chiesto a Guido alla fine della mostra di rileggere la mostra e di disallestirla, ed è stato un momento veramente molto divertente perché appunto lui ha lavorato a togliere, non c'era questo dubbio alcuno che Guido Guidi non potesse lavorare a togliere, lasciando dei buchi sul muro, intervenendo anche sulle fotografie. Questa seconda edizione della mostra si chiamava La fotografia che avrei voluto fare e quindi, insomma, come ti ha cambiato questa piccola committenza che ti abbiamo dato? L'ho fatto con molto piacere, se non me lo chiedevi non l'avrei fatto, e questo appunto no, che mi ha stanato, no? La committenza stana, costringe a fare. Tra l'altro non era... A lavorare, il sogno non pensa, ma... Fa. Peraltro confrontarti con fotografi del passato è una cosa che tu hai fatto spesso, però forse non andando proprio a mettere le mani sulle fotografie. No, mettere le mani non l'avevo mai fatto, però anche se non ho tracciato delle... Però sono sempre, anche con Evans, però io avrei tagliato qua, insomma, no, ma non ho tagliato, ma però... non ho tagliato il libro, però... Qua invece hai tagliato. Ma perché ha tagliato qui e non ha tagliato qua? Allora, entri anche nei panni di un altro e ti interroghi e poi alla fine magari non
c'ero arrivato prima, no? Cioè è un continuo fare fotografie, fare qualsiasi, fare l'architetto, fare così, è un continuo scambio fra le cose viste, le rappresentazioni di quelle cose e quello che fai te, insomma. Una crescita, è uno scambio. Buonasera, scusate. C'è ancora una domanda, sì. Allora, lei ha detto prima che voleva fare l'architetto, mi sembra, perché abbia detto. E come... Pittore, prima, poi l'architetto, poi prima lo scrittore, poi il pittore, poi l'architetto. Okay. No, volevo sapere, secondo lei, tutta questa fotografia documentaria o autoriale, come vogliamo chiamarla, insomma, può aiutare a cambiare il paesaggio italiano? Bene, io ringrazio tantissimo Guido Guidi, spero di riaverlo di nuovo e presto qui al Maxi, e ringrazio ovviamente i relatori e buona serata a tutti, grazie.